Verona e Bari si affrontano sul sintetico di Via Sogare per la terz'ultima giornata del massimo campionato femminile. Le gialloblu, settime in classifica, vogliono ottenere la vittoria che consegnerebbe la matematica salvezza allontanando definitivamente i play-out. La Pink e Bari è invece alla disperata ricerca di punti per mantenere vive le speranze di salvezza o quantomeno di rimanere agganciate alla zona play-out. Mister Longega deve rinunciare alle acciaccate Costova e Dupuy. A sorpresa tra i pali c'è la statunitense Buigas al posto di LeMay che siede in panchina. Verona parte in avanti e prova la conclusione con Fishley, palla toccata in angolo da Aprile. Poco dopo Conguli non aggancia a tu per tu con la numero 1 Barese che si ritrova la sfera tra le mani. Gialloblu in vantaggio all'undicesimo minuto, Merlin crossa per la testa di Wagner che gira sul secondo palo portando in vantaggio la GSM Verona. Il Bari prova a reagire con Serturini che chiama Buigas alla parata a terra. Verona vicinissimo al raddoppio, punizione di Lippmann, palla lunga oltre il secondo palo, Aprile fallisce l'uscita e Wagner tutta sola incorna di un nulla a lato. Bisogna attendere la mezz'ora di gioco per assistere alla conclusione della Barese Novellino. Sul calcio d'angolo di Serturini la palla finisce sul palo esterno ma per l'arbitro è ancora corner. Il Verona risponde con Conguli che schiaccia troppo la sfera, docile presa per il portiere. Le gialloblu concedono metri al Bari che va in rete con la conclusione dalla distanza di Pinna. Tutto da rifare al 38esimo, si torna in parità, risultato con il quale le due squadre tornano negli spogliatoi per l'intervallo. In apertura di ripresa Angelica Sofia chiama subito alla respinta Aprile con una conclusione da fuori. Al 19esimo Fischli va sul fondo e crossa per Conguli che resiste ad una trattenuta in area ma la sua conclusione è sballata. Mister Longega inserisce annula, mossa che risulta azzeccata poiché la finlandese al 36esimo riconquista un pallone in mischia e con il sinistro ad incrociare fredda Aprile riportando le scaligere in vantaggio. Il Bari non trova più la forza per reagire ed il Verona incamera una vittoria che permette alla formazione gialloblu di acquisire la matematica salvezza con ampio anticipo. Non ci sarà tempo per festeggiare perché le ragazze di Longega torneranno in campo martedì 1 maggio contro il Tavagnacco per i quarti di finale di Coppa Italia e sabato in campionato sul campo del Sassuolo.